Bene, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Dunque, abbiamo visto il caso di alcune piscine, insomma, che destano preoccupazioni a Roma, soprattutto dove c'è una concentrazione enorme di tesserati, più forse di tutto il resto d'Italia, il più grande problema. Andiamo a parlare con due persone, prima Simone Pappacena, poi il direttore sportivo della Roma Visnova. Senti, le difficoltà che ritrovate come Vis Roma, nel senso di allenamento, di gestione, giocate in questa piscina in quattro squadre che tutto sommato non è più nuovissima. Sì, siamo sempre poi le solite, no? Io ormai sono da 20 anni che mi alleno qui, a parte degli anni che ho giocato fuori Roma, e nei quali mi sono reso conto come si può lavorare sicuramente meglio con una piscina di proprietà. Comunque, quando hai un impianto a disposizione per te, un paio d'ore la mattina, un paio d'ore la sera, sicuramente hai più possibilità di crescere in breve tempo, nel senso, invece ovviamente si fa fatica. È anche vero che c'è una tradizione per questo qui a Roma, nel senso che è anche un adattarsi che poi secondo me serve al di là di questo sport in generale, quindi sicuramente non è un alibi, però sì, delle difficoltà indubbiamente ci sono, questo è un po' di discussione. Sì, è un gran caos, purtroppo lo stato degli impianti su Roma ci crea non poche preoccupazioni. Dover preparare una stagione di Serie 1 maschile con allenamenti su mezzo campo durante tutta la settimana e poi possibilmente il sabato ritrovarsi a poter entrare nell'impianto mezz'ora, tre quarti prima della partita perché ce n'è un'altra di Serie 2, ci creano un po' di difficoltà, soprattutto anche per il fatto che questa piscina è bellissima, per carità, però è semplicemente un monumento e non ci consente anche di portare avanti anche tante iniziative di marketing, oltre che dal punto di vista tecnico limitarci fortemente, perché comunque la conosciamo tutti e sappiamo i grossi limiti che ha. Dunque, non è cosa vostra, però il centro salaria perlomeno era di pertinenza della Lazio, che vi avrebbe, se fosse stato ancora giocabile, sgravato un pochettino. Invece anche la Lazio grava qua ora. È totalmente chiuso. Che succede? Lì è difficile da capire. Francamente non mi intrometto nella questione. Certo, la Lazio ha perso un bel impianto, una bella opportunità di avere una piscina sua, però al di là di tutto noi sì avremmo provato comunque a combinarci insieme a loro perché c'è grande collaborazione tra le squadre romane, almeno in questo bisogna dirlo, ma non è un fatto che purtroppo ci riguarda. Ci sono tanti impianti a Roma, si potrebbe fare tantissimo lavoro, però purtroppo forse a volte la pallanuoto, come sapete, non è uno sport che interessa al di sopra di certe sfere, ecco. Massimo, voi come piscina direi che state bene, no? Con questa soluzione, anche se non avete la piscina di proprietà, però quantomeno a pochi chilometri c'è sì, quella di Piazza Ghio. Sì, siamo bene, tenendo appunto presente che comunque non è la nostra piscina, siamo ospitati dalla piscina di Sori, ci troviamo bene, diventava un po' la nostra casa perché negli ultimi anni abbiamo ospitato tutte le partite importanti, le finali, sempre lì, abbiamo vinto, festeggiavo lì, quindi diventava un po' la nostra, diciamo, seconda casa, perché siamo sempre in attesa che qualcosa cambi in quel diretto. Raffaele, Massimo è persona tale che ci permette di andare un po' più nel profondo e per una volta mi permetto di andare nel personale. Massimo è un ragazzo che come tutti ha il piacere dei viaggi, dell'avventura, ma non è solo questo, è qualcosa di molto più profondo. Ha effettuato un viaggio 3 anni fa, c'erano ancora tempestini, mi ricordo che gli chiedesti il permesso, era sotto Natale, per andare a fare un viaggio speciale. Ripeto, non si tratta di viaggio, poi l'approfondiremo. Vediamo di cercare di capire con queste immagini musicate di 30 secondi di che cosa si tratta e qual è il personaggio che è andato a trovare. L'ultima immagine era quella che la Gazzetta dello Sport ha dedicato a questa avventura. Il soggetto lo avrete conosciuto tutti, tecnicamente Tenkinziatu, la pronuncia è più o meno esatta, e sarebbe il famoso Dalai Lama. Perché Massimo questo? È una credenza religiosa, vero la tua? Sì, assolutamente. È nata qualche anno fa, è arrivata alla fine di un percorso di ricerca, diciamo. Infatti
Avevo iniziato semplicemente seguendo qualche corso di yoga, mi ricordo i primi anni che ero venuto a Recco. E dopo piano piano ho cominciato a interessarmi a tutte le filosofie orientali, le culture orientali, le diverse religioni, fin quando mi sono trovato a casa in questo stile di vita, diciamo, che è il buddismo tibetano. Ecco, è una credenza religiosa da parte tua oppure la ritieni solo una filosofia? Secondo me è entrambe le cose, perché è una filosofia, ma soprattutto è un addestramento mentale, perché far parte di questa religione non è semplicemente fare delle pratiche, ma è uno studio continuo, per cui si studia giornalmente, si studiano delle cose nuove che riguardano semplicemente la nostra mente e il funzionamento di questa, per cui aiuta sotto tutti gli aspetti e non ultimo quello religioso. E come ti ha accolto il Dalai? Sapeva la persona che eri, l'atleta che eri, ultranazionale o no? No, assolutamente. Mi ero presentato nel gruppo di italiani che aveva organizzato questo incontro e ero più emozionato che altro, come si può vedere anche dalla foto, ero abbastanza imbarazzato, quindi non ho ricordi molto lucidi di quel momento. Però è stata una cosa molto breve ma intensissima, che comunque ha lasciato un ricordo fortissimo, sia quell'incontro lì che il resto dei 10 giorni che sono stati appunto un ascolto degli insegnamenti del Dalai Lama. Ritieni che occorra e sia, come dire, produttivo di benefici effetti un atteggiamento di questo genere, tipo lo yoga, la tranquillità intellettuale per giocatori che sono sempre sotto stress, loro in particolare poi? Sì, quello senz'altro, sottolineerei però più il fatto della ricerca continua e non lo vedo poi come un percorso così totalmente opposto rispetto a quanto si fa in piscina, perché poi alla fine gli sport di grande fatica, di grande senso di concentrazione, di responsabilità, inducono, in questo la pallanuoto è uno sport fatato, nel senso che induce molto all'idea del miglioramento continuo di se stessi, cioè non è detto che se si fa solo sotto l'aspetto agonistico la cosa non rientri anche in quanto riguarda la propria persona, è solo l'aspetto agonistico, è una parte di quello che poi uno matura dentro nel corso degli anni, del tempo. Devo dire che effettivamente io ho iniziato a fare yoga proprio per cercare anche di migliorare le prestazioni sportive e soprattutto per gestire l'ansia e lo stress, anche perché mi ricordo il primo anno di Recco venivo dalla Sicilia, quindi mi trovavo a giocare contro questi giocatori che fino al giorno prima erano i miei idoli, no? Quindi avevo un'ansia, uno stress non indifferente, per cui iniziai per questo a fare yoga e poi da lì nacque tutto questo percorso. Voglio ricordare che tu sei anche impegnato nel sociale insieme a tua mamma, o perlomeno a rimorchio di tua mamma che ha cominciato a Messina, e vorrei ricordare anche che sei, cosa abbastanza strana, sembrerebbe vegano, si può dire così, o comunque non mangi carne. No, io non mangio carne, non mangio. Questo però non ha nessuna, non è stato influenzato dal buddismo, è tutt'altro, un'altra cosa, no, una scelta di vita. Assolutamente, una scelta personale che va oltre, a prescindere dalla religione. Questo significa che si può fare lo sport anche senza uccidere gli animali, perché basta che gli tocchi i muscoli. Ma anche Djokovic, che ha rinunciato assolutamente, anzi ha avuto un incremento dei risultati in questi ultimi anni, anche grazie alla sua alimentazione completamente rivoluzionata. Quindi non... È vero Raffaele. Sentite, noi siamo sempre sensibili quando si tratta di pallanuoto rivolta verso i giovani, usata come specchietto per le lodole, diciamo così, come incentivo per far iniziare i giovani. In questi giorni, proprio nella piscina di Sori, che è molto recettiva, c'è stata una tappa del Calcaterra Challenge. Noi ne andiamo a parlare con Alessandro, sono i due fratelli che la gestiscono, Alessandro e Roberto. Alessandro però gioca ancora, quindi all'età di 40 anni non può seguire più di tanto. Tuo ex compagno, lo conosci molto bene, andiamo a sentire che cosa dice di questo torneo. È sempre un piacere vedere questi ragazzi cimentarsi nelle partite, dare il massimo e divertirsi. Con mio fratello appunto abbiamo creato questo torneo che praticamente si svolge quasi in tutta Italia, in 5-6 tappe, e queste tappe danno praticamente una qualificazione per la tappa finale, che ha 32 squadre a Civitavecchia i giorni di Pasqua. Quindi è bello
appunto vedere questi giovani dare, che si divertono e danno sempre il massimo con la voglia appunto di diventare dei grandi campioni. Ecco. Quindi... E si avvicinano alla pallanuoto così? Come? E si avvicinano così alla pallanuoto? Certo, certo, comunque sia gli diamo anche modo di vederci lì con loro, stare insieme a loro e loro praticamente vedere i loro diciamo idoli lì vicino le aiuta anche da questo punto di vista. Raffaele, un minutino alla chiusura del secondo blocco, parliamo un po' del tuo santuo, in senso di appartenenza territoriale, giornalisti come ho detto non hanno animo. Con questa infornata nuova di serbi e croati, che non so, Marinic, Kragic, Koroglia, che ieri sera non ho visto tanto benissimo, ma dice Porzio che dovrà riprendere. Il vostro Milakovic invece? È una Ferrari che al momento sta andando col freno tirato, è proprio l'aspetto caratteriale quello su cui sta lavorando molto il tecnico Angelini, proprio perché è un ragazzo dalle potenzialità immense e negli sprazzi di partite, di giocate in cui fa vedere quanto può valere anche in termini di cattiveria agonistica, di potenza, è qualcosa di incredibile. Gli manca la continuità, sembra proprio un gigante che ha paura di se stesso e questo è il lavoro grande e immenso che sta cercando di fare Angelini, di far uscire fuori dalla materia grezza il campione che c'è, perché sotto c'è davvero un campione. Stai facendo un grande lavoro Alberto, veramente. Invece due parole su Mandic, che è forse la novità più sostanziale di quest'anno, ha un braccio incredibile, di una potenza... Beh, il braccio diciamo è la qualità che risalta di più agli occhi del pubblico, però devo dire che non è la sua sola qualità, perché è un ragazzo straordinario, si è ambientato, che non è facile, si è ambientato veramente bene a Recco, sia nello spogliatoio che in acqua. Ricordiamo che in passato per gli stranieri non era stato facile entrare in una squadra così e rendere subito così bene, lui invece... Sta facendo tutto al massimo, sotto tutti gli aspetti. Sì, ricordo che la presentazione era già arrivato con alcune parole in italiano, 10 o 15 che avevamo parato la settimana prima volutamente. Bene, ci fermiamo ancora per qualche suggerimento, fra un attimo nuovamente insieme.